Eccoci qua, ragazzoni, benvenuti. Sono sempre il vostro Mighty Marzio. Io mi sono accorto che sto coprendo la mappa, però sulla mappa non è che c'è un granché da vedere. Ok, mi sono spostato, ragazzi, contenti? Allora, io riprendo testé dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Non ho visto i vostri commenti, non ho visto niente perché sto registrando di fila. Vi ricordo che il gioco è uscito il 18 marzo, quindi è un gioco bello fresco. Bella nuova, e quindi sono contento anche di portarlo per questo perché mi piace portarvi delle novità. Vi ricordo, ragazzi, di commentare se volete una serie, di lasciare like, di attivare la campanellina e di guardarvi il video nella totalità, perché altrimenti, come sapete, l'algoritmo di YouTube è un po' bastardello e altrimenti non cresciamo e ovviamente più il canale cresce, più contenuti vi posso portare, più tempo ci posso dedicare. Poi detto questo, voglio valutare se sicuramente lo porterò, ci farò anche una live su Twitch. Potrei fare anche una live su Twitch, una serie su Twitch su questo gioco qui, vedremo, anche lì dipende un pochino, però a me questo gioco piace perché è veramente, veramente dettagliato. Allora, oggi cosa facciamo? Oggi facciamo tutto il discorso vestiti, gameplay, tantissimo. E poi vorrei fare anche un'altra cisternina perché io una sola non mi fido. Ora, per il momento, tanto siamo abbastanza vuotarelli. Quindi, e poi un'altra cosa: un po' un'altra fonte di cibo serve. Io vorrei vedere il terreno. Mazza, il terreno è arido da fa schifo. Ma perché? Dry, ma se sta più. Ah no, perché c'è stata una stagione senza pioggia. C'è stata una stagione senza pioggia. Allora, se la pioggia non c'è, il terreno diventa arido. Poi c'è proprio la stagione arida che lì diventa veramente un bordello. Io la vorrei fare anche qua, però devo stare attentuccio. Si dice attentuccio? Devo stare attentuccio perché io poi voglio sviluppare case. E non voglio fare cose troppo appiccichete. Allora, uno, lui, se io faccio un'altra fila di case, uno andrebbe qua, più il terreno. Quindi io tanto queste le elimino, ragazzi, era solo perché voglio fare le cose. Qui la precisione è veramente importante. Allora, io lo posso fare qua. Non, spero non gli dia fastidio il fatto che sia vicino alle case, perché ci sono alcune strutture e credo attività che magari diano fastidio. Non credo. Va bene, ho capito, ho capito, ho capito. Allora, questa me la levi, tanto al momento non mi interessa. E questo me lo levi, che al momento non mi interessa, però questo mi interessa. E poi case, aspettate un attimino che dobbiamo vedere. Abbiamo due case vuote, quindi ancora per quattro persone. Loro stanno costruendo le strade, gli altri stanno. Ragazzi, se non vi siete visto il primo gameplay, non è che ora vi sto a rispiegare tutto. Magari dateci un'occhiatina e così capite anche meglio un po' come funzionano le cose. Loro stanno pescando e loro stanno raccattando l'acqua. Quindi per il momento va bene così. Lui vabbè dice già il farmer che sta, mancano, ma ancora deve essere costruito tutto, che deve tirare giù tutte le legna. Gli scrabbatori qua stanno scrabbando un po' di roba, però ok, bisogna stare attenti perché vedete bellina che ha preso. Non tutto può essere fatto a mano, quindi. Oh, l'hanno già fatto? Bravi. Allora qua possiamo fare i lupini, buoni lupini, quanto mi piacciono i lupini. O gli squash, le zucche, direi di fare le zucche perché si mangia di più, mi auguro, con le zucche. Ok, quindi rimane uno libero che va a scrabbare due costruttori che però al momento a parte la strada non c'è rimasto molto altro da voglio vedere il contadino di 4 addirittura per un terreno. Dov'è il contadino che dovrebbe. Scusate, dovrebbe venire a seminare il contadino. Contadino? Contadino? Chi è il contadino?
andato a prendersi l'acqua forse. E poi c'è anche tutto un discorso di irrigazione. Di no, anche di notte lavorano, a quanto pare. Il che mi fa piacere, contadino. Ecco, si mette prone e semina. Va bene. L'importante è che faccia quello che deve fare. Qua stanno ancora lavorando, un costruttore. Fisher. Vediamo un po' di statistiche. Allora, il food ancora non ci siamo perché il consumo mi sembra parecchio più alto, male. L'acqua stiamo, ne abbiamo un monte, però siamo sempre a metà serbatoio. Si viene una stagione secca, secca più che altro un discorso di terreno, perché l'acqua ancora riusciamo a prenderla. Se viene arida ci porta via tutta l'acqua anche da questa pozzangherina, perché insomma si è prosciughito talmente. Io direi di aumentare uno di questi per forza, perché per il momento costruttore cosa manca? Niente. Poi dobbiamo recuperare un po' di cibo in realtà. Ok, questo sta diminuendo, il discorso invece di aumentare. Adesso noi dovremo fare tutto il discorso dei vestiti che ho promesso, però voglio aspettare un attimino. Io intanto salvo perché non mi fido, e voglio aspettare un attimino che subentri qualche colono in più, qualche adulto in più, ragazzi. Insomma, figliate o non figliate, perché qui. Allora, ragazzi, il discorso è questo: gli scrabatori qua hanno finito perché ci è rimasta tanta roba, ma è un po' troppo grossa da farla con un piccone. Lui sta ancora finendo di seminare, ha quasi finito. Dobbiamo fare tutto il discorso vestiti e non posso stare ad aspettare la grazia divina, perché qua non stanno figliando per un cavolo. Quindi dobbiamo tirare a dritto. Cosa dobbiamo fare? Per i vestiti dobbiamo prendere praticamente una struttura che raccolga la grande quantità di spazzatura, che è praticamente questo. Ok, ragazzi, questo e vedete, questo è il raggio d'azione, però lo dobbiamo mettere su. Oh, guardate qua, lo dobbiamo mettere un po' lontano dalla città. Qui però ci sono le radiazioni, non ho capito, bimbo, ma cosa ti devo dire? Arrangiti, perché insomma io non posso esentarmi da questo ben di Dio. Beh, 328 penso che sia il massimo possibile esistente. Lontano dalla città, perché questo non penso sia molto gradito. Facciamo una bella. Questo scrub brutto che rompe un po' le balle. Ok, e mettiamoci tutti i lavoratori. Ok, vuole 36 di legno, 22, ma neanche tanto, 22 di scrub, neanche tanto, ci abbiamo tutto. Ok, poi questa struttura è la prima, poi il recycler, che praticamente serve per riciclare quello che praticamente trova il robi vecchi, chiamiamolo così, robi vecchi, e ne farei 3 perché non vorrei esagerare. 30 di meno 4, vabbè, però sta lontano dalla città. Ne farei 3 perché uno per il vestito, uno per il metallo e uno per la plastica. In realtà all'inizio li farò tutti e 3 per i vestiti, perché ne serve veramente un botto. E poi dovremmo fare anche questo qua per quanto riguarda il carbone. Quindi ci servono tutte queste strutture. Le facciano in quanto tempo vogliano, va bene, però l'importante è che si mettano a fare, perché la cosa, diciamo, non è urgente per il momento, ma a breve lo sarà. Quindi
Ok, allora, questo è stato fatto bene. Ne mettiamo ne lasciamo due e qui ne mettiamo almeno un paio che scrabbano un po' tutta la spazzatura. Poi qui ne mettiamo uno e li abbiamo finiti, mannaggia. Qui mettiamo i vestiti assolutamente. Per ora tutti e tre i vestiti. Vedete, adesso possiamo ricercare tramite la spazzatura che troviamo. Loro la smistano e praticamente possiamo trovare il metallo, la plastica o i vestiti. Mettiamo due a fuori il carbone e un altro a nella selezione dei materiali. Sempre vestiti, al momento sempre vestiti che ci servono veramente tanto. E poi dopo possiamo dirvi con il sarto, però dobbiamo fare anche il sarto, quindi sono 3, 4, 5 strutture. In realtà potevano anche essere solamente 3, più il sarto 4. Pertanto queste poi ci servono. Quindi vedete che è abbastanza complicato. Qui siamo con una bella aridità di terreno perché piove, però sta piovendo, però scusate, se piove anche se il terreno è arido anche quando piove. Non è che sia tanto una bella cosa. Quindi noi dovremmo fare anche il sarto praticamente, che è questo, e ci serve, come vedete, 12 diciamo, di vestiti, di pezzi, di stracci, diciamo, più che vestiti, pezzi di tessuto. E quindi dobbiamo aspettare che li producano. Ne abbiamo 6, piano piano. Il cibo un pochino sta aumentando, l'acqua sta leggermente calando perché ne abbiamo messo uno meno, quindi sono solamente 3. Però ragazzi, siamo full full full, siamo proprio fulle fulle fulle. Qua lui ha già smesso perché non c'era tante cosette da fare, tanta roba da portare via. E anche qua dobbiamo fare almeno un paio di case in più perché si sono contenti, quasi contenti, non lo sanno neanche loro. Però l'importante è che piove. Però perché arido? Il terreno è insuppatissimo e dove ho fatto il terreno ieri arido, c'è proprio la conca dell'aridità. Che bello, scopriamo anche parole nuove. La conca dell'aridità non l'avevo mai detto in vita mia. Quindi noi adesso aspettiamo 12 di vestito, sperando che non vada tutto a malora. Ok, ragazzi, abbiamo 18 di pezzi di vestiti, stracci. Quindi andiamo a fare il nostro bel sarto. Lo facciamo qua. Non credo dia fastidio alla città, spero di no. E lo facciamo qua. Adesso siamo aumentati, credo di uno forse, ma forse non ne sono neanche tanto così sicuro. E lui dovrà far tutto, il che non è 1700, abbiamo leggermente un pochino più di cibo, ma neanche tanto. Ne siamo sempre lì. Anche con l'acqua siamo calati, però. Insomma, non è che proprio vale di stralusso, perché anche perché ragazzi mi serve personale, mi serve. Qui non c'è nessuno, giustamente, perché l'ho messo al lavoro. Allora ragazzi, sono andato un bel po' avanti con il tempo perché ci mancava anche la legna. Siamo arrivati a 20 adulti e 13 bambini. Quindi le case dovrebbero essere totalmente piene. E poi altra cosa che è successo è che abbiamo un po' di disboscato. La stagione secca è quasi finita. Vedete che qua
addirittura siamo totalmente senza acqua. Il cibo stacca, l'acqua sta calando perché, ok, è normale. Il cibo sta calando un po' troppo perché siamo anche aumentati di numero. Quindi dovremo trovare anche altre risorse di cibo e aumentare anche qua i terreni. E qua, ragazzi, per il discorso dei vestiti ci hanno dato persino una missione, vedete, di costruire la struttura, il tailor shop, che l'abbiamo già fatto, e di attivare, praticamente di fare 7 maschere, praticamente. Quindi noi qua gli abbiamo già detto di fare queste maschere qua, che vogliono 2 di tessuto e 2 di carbone. Noi di tessuto ne abbiamo ben 16, e qua addirittura gli ho detto, che ho già cambiato uno, praticamente fa il tessuto, uno la plastica, e uno gli dico di fare il metallo, così piano piano che loro riescono a trovare i materiali nella spazzatura, li smistano. Ok, lui è contento perché dice ne abbiamo fatte due. Ok, però io ne vorrei fare un po' di più. E comunque vedete che sono contenti, quindi abbiamo anche delle mini missioni. L'acqua sta scendendo di brutto, speriamo che finisca velocemente la stagione qua, perché mancano ancora 3 persone, infatti li siamo andati a zero. Poi proprio si possono anche selezionare le persone che non hanno le maschere, cioè lo vedete proprio. Ora, magari beccarla, ce ne sono solamente due, adesso sarà un po' difficile, però si vede proprio. 14 giovani e 20 adulti. Tanto continuare a tagliare legna, che la legna serve sempre. Oh, l'acqua è tornata, attenzione. Adesso che l'acqua è tornata, ricominciamo. Acqua e pescato al massimo. Costruire, al momento non c'è da costruire niente, tutto il resto è a posto. Quindi, io direi, ragazzi, come secondo episodio, come secondo gameplay, ci sta. Questo è venuto un pochino più lungo del primo, però volevo farvi vedere proprio sta meccanica qua, che era carina. E quindi niente, ragazzi, vi ricordo di likeare, di commentare se volete una serie, di chiederlo proprio esplicitamente, di attivare la campanellina e di guardare il video nella sua totalità, perché almeno come canale possiamo crescere, posso sempre portare contenuti nuovi. Poi ripeto, porterò anche sicuramente almeno una volta una live su Twitch di questo gioco. Ricominceremo magari dall'inizio. E poi insomma vediamo gli sviluppi. Io sono ben disposto a portarlo, a farne anche una serie o su YouTube o su Twitch, basta che mi fate sapere.